Come al solito, quando giro i video mi dimentico di dire le cose più importanti. Faccio uscire questo video in questo preciso momento perché abbiamo appena raggiunto i 500 iscritti su YouTube e sono molto contenta di questa cosa. Faccio uscire questo video un po' più serio come speciale, ma farò uscire un altro speciale per i 500 iscritti che avrà una tematica molto più frivola, ma non vi faccio spoiler. In ogni caso, veramente vi voglio ringraziare per questo traguardo, perché potrebbe sembrare minimo, ma vi assicuro che se voi avete un canale YouTube sapete quanto sia difficile effettivamente, soprattutto non avendo mai sponsorizzato il mio canale su questa piattaforma. Per me è una grandissima soddisfazione e voglio ringraziare sia chi non si perde il mio video, sia chi ne ha guardato qualcuno giusto per curiosità, sia chi ha condiviso, commentato, messo mi piace o semplicemente anche solo nominato il mio canale con dei conoscenti o degli amici. Ringrazio per i complimenti, ma ringrazio anche per le critiche costruttive che appunto mi hanno permesso di migliorare e di arrivare fino a questo punto, che è solo il primo dei traguardi, perché noi vogliamo puntare più in alto, vero? Bene, basta, adesso possiamo cominciare con il video, ciao! Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Il video di oggi per me è un po' difficile da girare, perché parlerò delle mie sculture. Perché è difficile? Perché di solito gli artisti, poi ognuno è fatto in modo diverso, però insomma parlo personalmente per me e per alcuni artisti che conosco, è molto difficile parlare delle proprie opere per diversi motivi. Prima di tutto perché noi nelle nostre opere ci mettiamo in un certo senso la nostra anima, e quindi parlarvi delle mie opere è come farvi entrare nel mio cervello in un certo senso. Poi per questo motivo ovviamente molto spesso nelle nostre opere mettiamo delle sensazioni molto forti che proviamo, quindi potrebbero essere sensazioni forti e molto personali e correlate magari a dei momenti difficili della nostra vita, e quindi anche per questo è molto difficile parlarne, perché insomma sono cose molto personali. Soprattutto le mie opere degli ultimi 2 anni sono molto intense dal punto di vista emotivo, e quindi vi parlerò di argomenti anche abbastanza delicati sulla mia vita. In secondo luogo, una cosa che ho sempre pensato ogni volta che mi è stato chiesto di spiegare le mie opere, soprattutto se questo è avvenuto ad esempio in università, è il fatto che se io una determinata cosa l'ho voluta rappresentare dal punto di vista di un'immagine o di una scultura, è perché non volevo parlarne a parole, ma parlarne attraverso la mia arte. Quindi insomma, spiegare e raccontare le proprie opere è sempre qualcosa di molto difficile. Quindi quello che vi chiedo è, se anche non vi piacciono non c'è nessun problema, però mi raccomando, se dovete dire qualcosa appunto sulle mie opere, fatelo appunto con delicatezza, perché appunto è come se vi facessi entrare nel mio cervello, nella mia mente, nei miei sentimenti, e di conseguenza sono cose molto delicate e vi chiedo di essere gentili, insomma. Con queste premesse possiamo cominciare. Io per la prima volta da quando sono su YouTube non mi sono preparata un copione. Tutto quello che vi dirò sarà quindi spontaneo, ovviamente non so quanto lungo verrà questo video per questo motivo. Vi parlerò soprattutto di sculture, vi parlerò solo di 2 o 3 dipinti, perché io, come vi ho già spiegato in un altro video che vi lascio qui, mi sento più scultrice che pittrice, per il semplice motivo che mi sento più espressiva attraverso la scultura, mi sembra di dare di più, però ci sono 2 o 3 dipinti di cui vi voglio parlare lo stesso. L'idea di questo video nasce perché su Instagram è stato chiesto di approfondire su una scultura che ho fatto, di cui vi parlerò. Mi sono fatta una lista delle sculture in generale di cui vi voglio parlare, sono tante, quindi cominciamo, basta, iniziamo questo video perché sennò non finiamo più. Prima di iniziare di parlare specificamente delle sculture, vi parlo un po' in sintesi del mio processo creativo. Non c'è un meccanismo fisso, ogni scultura nasce in modi diversi, secondo stimoli diversi. Ci sono sculture che nascono semplicemente come immagini, mi è venuta in mente questa precisa immagine e l'ho voluta trasmettere sul materiale plastico. In altri casi sono rappresentazioni di miei ragionamenti o miei stati d'animo. Quando si tratta appunto di sculture più personali, appunto, che parlano di miei sentimenti, eccetera, capita molto spesso che io abbia l'idea, magari nel periodo critico in cui sto male per una determinata cosa, però io in quel momento non riesco a lavorare, cioè se sto così tanto male ovviamente non ho le forze per realizzare qualcosa. Io sembro sempre così allegra e spensierata, però in realtà è proprio attraverso la scultura che io mi libero di certi sentimenti molto negativi, che è una cosa di per sé sia negativa che positiva. Negativa perché effettivamente sono sentimenti molto forti, positiva perché è proprio attraverso l'arte che riesco a liberarmi di questi sentimenti. Quindi quando io mi metto al lavoro significa che io ho già in un certo senso elaborato quell'emozione. Andare oltre al sentimento negativo e guardarla un po' più dall'esterno. Scusate, adesso sarà iniziato un fastidiosissimo rumore di fondo, ma c'ho troppo caldo, scusatemi. La prima scultura che ho fatto a cui sono affezionata è questa scultura con un cervo robot che ho realizzato alle scuole superiori per un progetto appunto scolastico. Era in una specie di scultura in cui era circa circondato da dei sacchetti dell'immondizia. C'era praticamente questo cervo robot che frugava all'interno dei sacchetti dell'immondizia. Non ci perdo troppo tempo perché comunque è un concetto abbastanza semplice secondo me. Una invece delle prime sculture che ho realizzato quando sono entrata in Accademia di Belle Arti è questa ballerina con il corpo da clessidra. Sono nato da questo progetto pittorico in cui avevo realizzato queste ballerine che avevano delle componenti all'interno del loro corpo che erano elettroniche oppure orologi, appunto clessidre. E quindi ho voluto realizzare questa scultura che può essere anche letta in un certo senso come metafora del tempo che va
spalla, insomma. Però dal punto di vista del significato, ecco, non è che ci sia tanto sotto questa scultura, è più un esercizio estetico. Aneddoto interessante su questa scultura: il suo titolo originale era We're Dancing in the Sand of the Hourglass, ovvero stiamo ballando nella sabbia della clessidra. Però io le ho dato un soprannome. Il soprannome di questa scultura era Penelope, perché come la tela di Penelope ogni giorno veniva fatta e ogni notte veniva distrutta, ecco, così faceva questa mia scultura, che ogni giorno io la mettevo a posto e di notte crollava, perché appunto aveva un punto d'appoggio nella gamba che era molto instabile e quindi ogni notte me la trovavo per terra. Alla fine ho risolto con questo ghirigoro che vedete che ci gira intorno, l'ho resa così più stabile e da quel momento non è ancora caduta. Sicuramente stanotte cadrà, perché l'ho detto, sicuro. Un'altra scultura che mi pare io abbia realizzato quell'anno è stata Talk to Me, ovvero Parla con me, dove vediamo rappresentate questa giovane e questa anziana che sono separate da uno specchio. L'idea di questa scultura nacque una sera in cui erano a cena da me, mia nonna e anche la mia migliore amica. Era successo durante questa cena che c'è stato un momento in cui mia nonna e questa mia amica si stavano parlando, ma effettivamente ognuna proseguiva un suo discorso personale. Praticamente c'è stata un'incomprensione. Adesso non so qual era l'argomento della discussione, però la mia amica le stava parlando e mia nonna le rispondeva delle cose che si capiva che non aveva capito quello che le stesse dicendo la mia amica. Proprio sentendo quel discorso si capiva che stavano rispondendo una all'altra qualcosa che non c'entrava niente con l'argomento della discussione. Quindi qual è il concept dietro a questa scultura? Questa scultura vuole essere una lettura dell'incomunicabilità in un senso più ampio, ovvero non semplicemente questa situazione che si era creata, ma quando effettivamente le persone parlano tra di loro ma effettivamente non si ascoltano, quindi è come se parlassero con il loro riflesso. Sempre sull'argomento dell'incomunicabilità ho realizzato questa scultura che si chiama L'orgoglio prima di tutto. Anche qui appunto affronto il tema dell'assenza di comunicazione, però in un senso un po' più violento. Mentre in Talk to Me era comunque una situazione abbastanza tranquilla, queste due persone litigano ma sono ognuna chiusa nel suo cubo e quindi queste persone sentono solo il loro orgoglio senza effettivamente capire che cosa sta cercando di comunicargli l'altra persona. Anche questa è una situazione molto comune, soprattutto quando si litiga, spesso si urla così forte, si parla così forte che effettivamente non si ha la possibilità di ascoltare l'altro. Mi sono effettivamente dimenticata di specificare che materiale uso. Io uso la Super Sculpey, che è una pasta polimerica che si cuoce a temperature molto basse. Quello che un po' mi dispiace di questa scultura è che effettivamente la resa tecnica non è delle migliori, però comunque il concetto che c'è dietro questa scultura ancora lo condivido. Le sculture di cui voglio parlare sono effettivamente tantissime. Riuscirò a dire tutto? Lo scopriremo solo vivendo. Bene, ora veniamo a una delle mie sculture preferite, cioè delle mie sculture mie preferite, perché mi piace sia il risultato sia il concetto che c'è dietro. Praticamente vediamo questa ragazza che è rinchiusa in una prigione di specchi. Il titolo, non mi ricordo se l'ho detto, è The Worst Cage, ovvero la peggior gabbia, e il concetto di base che c'è in questa scultura non è che sia molto complesso. Semplicemente, come dice il titolo, la peggior gabbia a volte siamo noi stessi. Nel mio caso, quello a cui mi riferivo particolarmente, ma non solo, era la timidezza. Perché io, anche se adesso sembro così sfavillante, in realtà sono stata per molto tempo timida e per alcuni versi lo sono ancora. Ad esempio divento rossa senza assolutamente nessun motivo. Ma comunque, che cos'è il problema della timidezza? Che è una cosa che chi non è timido non può effettivamente capire. Che a volte la timidezza ti blocca. Tu vorresti dire qualcosa ma non ci riesci e ce l'hai qui bloccata e ti senti in un certo senso imprigionata. In secondo luogo, non solo legato alla timidezza, è il fatto che molto spesso gli errori che facciamo sono sempre gli stessi. Sono qualcosa che è dovuto al nostro carattere, alla nostra personalità. E quindi siamo in un certo senso noi stessi il nostro peggior nemico, perché a volte ci si sente impotenti quando si capisce che certi atteggiamenti sono sbagliati ma non li riusciamo lo stesso a cambiare. Mi fa piacere vedere questa scultura perché al di là della scultura in sé io vedo una me stessa che comunque è maturata e è migliorata per certi versi. È il classico ricordati da dove sei partita. Questo video effettivamente verrà lunghissimo, sono già a quanto avrò fatto di video. Cerco di essere un po' più spigliata. Abbiamo a questo punto Heavy, che è questa scultura dove vediamo questa figura femminile che sostiene tanti pesi di diverse forme, un po' con dei vetri, un po' con degli spuntoni. Era un periodo della mia vita in cui sentivo tante pressioni, sentivo pressioni da parte delle persone, da parte dell'università, e quindi mi sentivo come se dovessi tenere un peso, diciamo, da sola. La scultura di cui vi parlerò oggi è Make the Money, Don't Let the Money Make You, dove vediamo queste teste di terracotta che sono ricoperte di scontrini. Il titolo viene da una canzone di Macklemore che è appunto Make the Money,
penso di sì, che dice appunto: fai i soldi, non lasciare che siano i soldi a fare te. Banalità più assoluta. C'è qualcos'altro che devo spiegare su questa scultura? Penso che sia tutto chiaro, possiamo concludere qui. Poi abbiamo Do not disturb, tra parentesi, my sorrow, perché io do titoli in inglese se poi non sono capace di dirli. Il titolo appunto viene da, come potete vedere dall'immagine, da quei cartellini che si mettono ad esempio negli hotel quando metti fuori non disturbare. Questa scultura viene da qualcosa che mi succedeva quando ero piccola, ovvero che quando stavo molto male, ero molto triste, mi chiudevo nell'armadio. Detta così suona una cosa molto strana, però mi sentivo un po' più al sicuro, non lo so, mi piaceva chiudermi nell'armadio e che nessuno mi desse fastidio. Chiudersi in questo luogo un po' buio, che normalmente il buio fa paura, però in quel momento per me dava sicurezza, era un momento in cui potevo stare da sola con me stessa e che nessuno mi doveva disturbare. Quindi basta, tutto qua. Adesso veniamo a sculture un po' più recenti. Prima di tutto c'è Polly, che è quella di cui mi è stato chiesto appunto di parlare quando mi è stata fatta questa domanda su Instagram. Il titolo di questa scultura non è effettivamente Polly, ma è Polly Wants a Cracker. Come potete vedere, anche in questo caso le dimensioni sono molto piccole e consiste in una figura antropomorfa con testa da pappagallo. L'idea di questa scultura è venuta ascoltando una canzone dei Nirvana, ovvero Polly. In quella canzone veniva descritto, non so come dirlo in modo che lo possa accettare YouTube, questa canzone ha un significato molto forte, perché infatti questa canzone descrive la violenza nei confronti di una ragazzina e la storia viene narrata dal punto di vista dello stuprato. Parlo così un po' in codice perché YouTube non è molto favorevole che si parli di certe cose sulla piattaforma. E in questa canzone la vittima viene vista appunto come un animale in gabbia, perché è questo che vedono i carnefici. Loro non vedono una persona con dei sentimenti, loro vedono solo quello che vogliono vedere. È il fatto che i carnefici non vedono a tutti gli effetti la vittima come una vittima, perché non la vedono neanche come una persona. Questa scultura inoltre l'ho esposta in una mostra contro la violenza sulle donne. Ora veniamo a un'ultima scultura del periodo prima di questi ultimi 2 anni, che poi quelle dopo di questi ultimi 2 anni sono ancora più tristi di queste, però ecco, quella, l'ultima di cui voglio parlare pre quel periodo, è intitolata The Silent Choker, ovvero lo strangolatore silenzioso. Ho una cosa brutta da dire su questa scultura, perché in effetti questa scultura non ce l'ho più, purtroppo è andata perduta. L'avevo esposta a una mostra e dopo quella mostra non l'ho più ritrovata. L'avevo appoggiata in accademia, poi si vede che l'hanno rotta, l'hanno persa, non ne ho idea, comunque io questa scultura non ce l'ho più. Cosa rappresentava? In sintesi, era la rappresentazione di quello che vedevo io come un attacco di panico. Ho sofferto per un po' di attacchi di panico, credo, non mi sono mai stati diagnosticati, però mi sembravano attacchi di panico, e quello che provavo io era proprio questa sensazione di soffocamento, che è ben rappresentata da questa figura che viene sommersa dalla sabbia in una clessidra. Ok, ora veniamo forse alla parte più triste di questo video e comunque quella un po' più difficile di cui parlare, però non mi faccio problemi, ne voglio parlare, ne parlo. Cosa è successo? Praticamente 2 anni fa è venuta a mancare una mia amica. Non scendo nei dettagli, però tutte le sculture che ho realizzato da quel momento fino ad oggi sono state incentrate su questo argomento. La prima che ho realizzato è questa, intitolata Agosto, perché rappresenta, diciamo, il periodo successivo a quando è successo, e rappresenta me stessa in quel momento in cui appunto vedevo come se il tempo andasse avanti, ma per me il tempo si fosse fermato. Convivevo in questa dimensione strana in cui tu vedi il tempo scorrere, vedi che comunque sei obbligato a fare certe cose, a vivere, a mangiare, dormire, vedi le persone intorno a te che cominciano ad avere di nuovo una vita e tu ti senti fermo, ti senti bloccato in questa situazione in cui appunto vai avanti per inerzia, in questa situazione in cui tu vorresti che il tempo si fermasse perché a tutti gli effetti niente è più come prima. In un certo senso non lo senti neanche giusto andare avanti, non lo senti neanche giusto continuare la tua vita come se niente fosse. Un'altra scultura che ho iniziato un po' di tempo dopo è They Say Time Heals, che sarebbe questo cuore in stoffa dipinto ad acrilico, che è morbido perché è all'interno del cotone, in cui io ho infilato uno spillo ogni volta che sono stata male per questa persona. Questa è la foto di quando ho iniziato. E questo è come si presenta il cuore oggi, come potete vedere. Ovviamente dopo un po' ho smesso di fare questo procedimento qua, però anche qui è stato molto utile per me per elaborare la cosa, perché, non lo so, era come liberarsi proprio di quel momento, infilare lo spillo dentro a questo cuore. Penso di aver smesso di farlo quando forse non ne ho più avuto bisogno. Poi ho realizzato Please Don't Fade Away, in cui vediamo questo palloncino con su... piccolissima una nostra foto che ho disegnato, con il peso che tiene il palloncino legato e poi la forbice che
sta per tagliare questo cordone ombelicale che va prima o poi tagliato, ecco. Niente, quello che volevo dire attraverso quest'opera era questa difficoltà a riuscire a superare la cosa per la paura che significhi dimenticare, che smettere di star male significhi dimenticare. Ora, ultima scultura in assoluto, l'ultima che ho fatto e anche la meno triste di questo periodo, è Songs of Innocence and Song of Experience, come la famosa raccolta di poesie di William Blake, e tra parentesi c'è Overcoming. Appunto, la traduzione in italiano è Canzoni dell'innocenza e Canzoni dell'esperienza, e ho rappresentato queste tre me stessa, che sono riconoscibili per il colore dei capelli, che io prima ero rossa con i capelli corti, poi rossa con i capelli lunghi e infine viola come sono adesso, e rappresentano queste tre, diciamo, fasi della mia vita: l'innocenza, l'esperienza e quello che è successo. Nel momento dell'innocenza io sono pronta a dare man forte a me stessa, perché non so ancora quanto sia difficile. Poi c'è ovviamente la fase più critica e poi c'è la fase di superamento, la fase dell'esperienza, in cui non sono più spensierata come ero prima, ma allo stesso tempo non sono più sopraffatta dal dolore, ma riesco comunque di più a razionalizzare la cosa. Io ho attraversato tutti e tre questi aspetti e questi convivono comunque dentro di me e si danno man forte per essere più forti in futuro, ecco. È stato difficile dire queste cose, dico la verità. Per ultimi cito questi tre miei dipinti, che sono quelli che considero un po' più pregni di significato, non lo so, che sono Sold Identities, dove vediamo appunto queste due figure, perché sono due dipinti diversi, con il codice a barre sul sguardo, come appunto per vedere quando le persone non vengono considerate come persone ma come merce, non vediamo neanche la loro identità. E gli occhi, appunto, in tutta la tradizione figurativa sono quasi sempre sinonimo di identità, come il volto comunque. Poi abbiamo Sorrow Makes Me Full or Empty, che fa sempre parte, diciamo, di questo periodo un po' triste della mia vita, in cui appunto mi sentivo vuota ma allo stesso tempo appesantita da tante cose, quindi mi chiedevo: sono piena o vuota dopo questa esperienza tragica? E l'ultimo dipinto che ho realizzato, che è l'ultima opera che ho realizzato, è Feeding My Fears, dove vediamo appunto questa figura, questa persona che è un autoritratto, e dalla sua testa escono dei ragni. Questo dipinto l'ho realizzato durante il lockdown perché mi sentivo come se iniziasse a essere sopraffatta dalle mie paure. In realtà io il lockdown l'ho vissuto anche abbastanza bene, se vogliamo dirla tu, per quanto sia stata una situazione tragica ovviamente, però dico me personalmente non l'ho sentito così pesante. Però allo stesso tempo, quando si è cominciato a riaprire, ho avuto un po' di ansie e sono, diciamo, piombate fuori alcune mie paure del passato. In più, questo dipinto mi è stato ispirato dalla canzone di Lil Peep, Lil Kennedy. Basta, ho finito. È stato veramente lungo e difficile questo video. Perché l'ho fatto, ancora me lo sto chiedendo. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, fatemi sapere cosa ne pensate delle mie opere. Ovviamente se non vi piacciono siete liberissimi di farlo, ma come vi ho detto vi prego un po' di gentilezza, perché sono cose molto importanti per me emotivamente. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al mio canale, mettere like, fare tutto quello che potete per condividere la cultura, e noi ci vediamo nel prossimo artistico video. Ciao!